tutto, come dire, provato, sì, assolutamente. Sul sito? Sul sito, assolutamente sì, e speriamo tra l'altro presto di tornare, visto che ci hanno già invitato a bissare le date all'estero, quindi perché no? Tra l'altro nella vostra attività produttiva ci sono anche dei video che avete fatto, ce ne vuoi parlare? Tra l'altro il primo Catch Me, primo singolo, primo video, esperienza molto interessante, video coloratissimo, un po' psichedelico, a tratti un po' bizzarro. Secondo video Something Epic, invece molto più introduttivo, introspettivo, molto più intimo, tra l'altro scritto da noi come soggetto, e poi due nuovissimi video, That Big Lie, If You Want My Love, che sono, come dire, un omaggio al film degli anni 30, quindi film noir con degli effetti un po' particolari. Questo non è ancora uscito, questi due video sono, come dire, ancora in lavorazione, sì, e pensa che ce li hanno richiesti proprio dagli Stati Uniti, le TV americane a tutti i costi hanno voluto un paio di video per queste due canzoni, e così ci siamo messi all'opera. Ecco, ovviamente noi sul sito li troviamo questi video. Verrete, quelli precedenti sì, due nuovi sono in arrivo. Ottimo, ragazzi, io sono davvero molto molto curioso di vedervi dal vivo, anche perché non ci sono batterie, tutto programmato, c'è tanto lavoro davvero fatto nelle retrovie, quindi tanta programmazione, tanti suoni quindi passati al setaccio. Certo, c'è un lavoraccio pazzesco, suoni presi, campionati, rifatti, rimodellati, si parte da un'idea, poi vengono fuori cose completamente diverse, poi chiaramente durante il live c'è una base registrata di ritmi che tutto il resto poi viene qua suonato live direttamente, le voci sono live, quindi c'è questa insieme studio live che è interessante. Ottimo, ragazzi, davvero un gran bel progetto, lasciatemelo dire, un gran bel progetto. Noi siamo curiosi tutti quanti di sentirli adesso dal vivo, perché loro andranno a montare, stiamo per arrivare tra l'altro allo Zoe, quindi siamo nelle vicinanze, siamo nel cuore di Milano tra l'altro. Esattamente, sì, insomma, non cambiate canale, restate con noi, Backstage Live, yeah! Something in me is leading me through the dirt. Drugs in me, the lady what's got me hurt. Let me have my place in hell, I reserve. Let it be the one to blame. No hesitation, there's no salvation. E i Babilonia stanno provando, stiamo seguendo le fasi del soundcheck e siamo qui con la manager Loredana. Sì, ciao a tutti, parola un po' importante manager in effetti, però sì, insomma, 360 gradi, un po' tutto, sì, manager, dai. Assolutamente manager, perché è l'artefice della serata sei. In qualche modo sì, insomma. Sei la referente del gruppo. Assolutamente, insomma, bella responsabilità, anche perché ci sono tantissime cose che vanno messe insieme, un bel puzzle, però poi alla fine il risultato finale assolutamente merita, ecco. Assolutamente, perché è davvero una figura professionale e c'è anche tanta passione. Sì, anche perché li seguo dalla nascita, quindi c'è proprio un amore per la loro musica, anche perché se non sposi un progetto non puoi realmente fare tutto il possibile perché funzioni, quindi c'è proprio l'amore per la loro musica e quindi ci credo totalmente nella loro capacità. Ebbene ragazzi, su queste splendide parole di Loredana io lancio la top 10, la speciale classifica di Backstage Live, dove potrete votare i vostri gruppi preferiti. www.backstagelive.it. Votate, votate, votate Backstage Live. Yeah.
Amici di Match Music, manca davvero poco al concerto dei Babilonia, siamo qui nel retropalco, adesso andiamo a vedere le impressioni a caldo, venite con me, venite con me. Caldi abbastanza. Beh, vedo anche... Speriamo di diventarli tra poco, insomma, bollenti. L'adrenalina c'è? Arriva, arriva. No, sono in un momento di meditazione, di... Pre-concerto. Tra l'altro vediamo un look particolare, davvero molto curato, complimenti. Grazie, grazie mille. Complimenti anche alla Makeup Artist, che direi che come al solito fa un bel lavoro. Dov'è? Io prima ho visto... quindi... È fuggita, vediamo anche gli altri. Allora, caro, come va? Tutto bene, c'è un momento della vestizione dei LED, questa nostra invenzione del nostro mitico Poto che si è inventato questo. Infatti queste cose luminose sono davvero interessanti. E quindi, insomma, io chitarrista non posso mettere le dita come lui invece riesce tranquillamente a metterle a tutte le dita, quindi col movimento delle dita si ottiene un gioco di LED ed è comunque interessante. Adesso con la luce magari non rende, ma col buio fa un effetto. Infatti noi siamo davvero curiosissimi. Bene ragazzi, io vi lascio perché vi vedo ancora un po' indaffarati. Grazie della bella giornata, adesso vi vogliamo sentire suonare, quindi in bocca al lupo. A dopo, raga. Siamo durante il concerto di Babilonia. Babilonia stanno suonando, sentiamo le impressioni dei fan. Allora, come ti sembrano? Ottimi, bravissimi. Li segui da parecchio? Sì, li conosco bene. Fantastico. Li conosci? Non li conosco da quando ero bambina. Non sono male. Bello, bellissimo. Veramente bello. Li conoscevate già i Babilonia? Sì, di brutto. No comment. But if you want my love, get ready to bleed. So if you want my love, now push up your speed. And if you want my love, stop hanging around. I see two men, wrong and got it right. Allora, ti piacciono i Babilonia? Sì, molto. Gruppo molto, molto attuale, molto nuovo. Una musica nuova, molto coinvolgente. E devo dire, il cantante è molto bravo anche. La musica si è fermata un attimo, però è ripresa. Bene, allora ragazzi, buon ascolto. Sì, viva Babilonia. Tantissimo. Sì. No, mi piacciono, ma mi piacciono veramente. Lay me down tonight, I'm falling deep. I am tired now asleep. So close my eyes and take me in. I leap into the night like wind. I leave my body, leave my soul. So lay me down, Father Lord. Come ti sembra il concerto dei Babilonia? Bello, bello, veramente bello. Sì, è abbastanza bello. Non c'è... Mi piace la musica elettronica e quindi... Match Music mi piace tanto. Penso che siano stati abbastanza bravi e per quanto riguarda il suono era abbastanza curato. Tutto sommato sono stati bravi. Your floating shadow is chasing me. That's a mental possession, the darkest addiction. There's no turning back for me. Every time I see and every place I be, you're there to haunt me.
Complimenti, grazie. Grande carica, grande sonorità, davvero non ho parole. Grazie, grazie mille. C'era stato qualche problema di live, eccetera, ma fa live. Ma è il live, è il live. Oh, a noi interessano le passioni, interessa l'emotività e soprattutto le l'energia. Le macchie di sudore te lo dimostrano, per carità. No, no, bel live, grazie. Your pressure. Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Tutto. Come state? Bello, bello, bene. Eh? Molto bello. Tutto bene. Adrenalina adesso e fame post concerto, che è un classico. Bella fame. Allora, come va? Come va? Quello che non ha rotto la Germania e non ha rotto Bratislava l'ha rotto lo Zoe. Zoe. Grandi, grandi. Problemi tecnici, però tutto bene. Ebbene ragazzi, qui dallo Zoe con in Babilonia, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata Backstage Live su Match Music. Yeah!